Eccoci qua, stiamo rivedendo un po', caro Giuliano, la storia del calcio di Berbenno. C'è qualche foto in cui ti si vede o sbaglio, Giuliano? No. Non ancora. No. Però ricordiamo i tuoi trascorsi a Brembile e a Berbenno. Anni or sono. Anni or sono, circa minimo 40 anni ci possono stare, Giuliano. Sì, 40, e anche 50. Anche 50. Grande Giuliano. Oh, Giuliano, allora fa piacere vedere tanti giovanissimi qui al torneo Scanners. È ormai una tradizione che si rinnova qui a Berbenno. Bien, speriamo che continui. Arrigoni, ben arrivato al torneo Scanners. Io pubblicamente mi voglio far perdonare perché, la dico tutta, mi ricordo che dal primo anno volevi giocare quando eravamo giù, aspetta che finisco poi mi dai la risposta, giù al comunale, quello piccolino a 6, diciamola tutta, lì in via Vittorio Emanuele, avevi chiesto di giocare con i tuoi amici della ditta dove lavoravi, della Dalmine. Vai Arrigoni! Sì, noi avevamo giù una squadra che andavamo a fare i tornei e mi sarebbe piaciuto, cioè, fare la memoria del mio coscritto qua, però voi mi avete detto di no, comunque fa niente. Uguale. È andata così, però adesso sei arrivato qui. Adesso non posso più perché adesso ho una certa età. Grazie Arrigoni. Ok, bravi che andate avanti a questo torneo. Hai giocato anche al torneo Scanner, se sbaglio? No, sai che forse non l'ho mai fatto io il torneo degli Scanner, ma ero vecchio. Eri passato? Ero passato. Però qualcuno si ricorda dei tuoi gol nelle categorie a livello provinciale, macio? Ma tutto per il Berbenno. Se abbiamo vinto 6 campionati in Svizzera. Ah, anche lì a Schöneberg, me lo ricordo. Quindi... E quindi cos'è rimasto? Dai, è rimasto che tanti gol, però nel cuore, allora nel però hai trovato degli amici. È rimasto tutte le persone con cui abbiamo condiviso tantissime bellissime cose. Tantissime storie, ricordando oltretutto un allenatore che non c'è più oggi, sarà premiato, ricordato il caro Bettazza. Grande Lino, certo che me lo ricordo. Oh Speedy, non ti sentiamo Speedy? Vai Speedy, vai Ruggero, a ruota libera, microfono aperto, vai Ruggero. È bello perché sono tutti ricordi che abbiamo fatto 20 anni assieme e non ci dimenticheremo mai. Ma anche di più di 20 anni forse. Anche di più, va. Adesso anche non giochiamo più, adesso mangiamo, ci divertiamo, però siamo qua. Oltretutto, presenti. Ruggero, manca un certo Corti all'appello. Manca un certo Corti. Anche. L'ex giocatore che deve andare a giocare nella Sampdoria, è vero? È vero o no? Va bene ti salutiamo. La Sampdoria, no, in un'intervista recente di qualche anno fa, diciamola tutta, ha detto c'era Viale che mi voleva, però Mancini ha detto di no. Ma perché Mancini voleva me? Infatti. Grandi saluto a tutti. Buon torneo. E viva gli Scanner. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo col caro Amy. Allora Amy, diciamola tutta. Cosa sta mancando al torneo Scanners? Il Cabafè. Cabafè manca sempre, a prescindere. No, ultimamente c'è però. Sì, però. Quest'anno il problema. Quando non c'è il problema è che non ci sono i giovani. È stato il direttore generale. Diciamola avanti. Tutta, cosa ci ha messo il caro Beniamino? Il caro Beniamino quest'anno ha mancato nel suo ruolo, secondo me. E qua ci sono delle pecche, allora darà appuntamento alla prossima stagione. Prossima stagione vedremo di organizzarci. Ecco, anche tutto Matteo Vanotti è stato uno degli artefici a portare la prima volta al torneo Scanners il Cabafè. Esatto. Vogliamo ricordarlo, Esatto. Guarda che arrivano le nuove generazioni del Cabafè, no? Dovranno portare avanti la storia del Cabafè. Allora, sei venuto a trovarci qui al torneo Scanner, 38esima edizione, però hai giocato spesso giù al campo comunale in via Vittorio Emanuele Berbenno. A 7, vai. Sì, nel vero campetto dove credo siano nati gli Scanner. Esatto. E una volta sono riuscito ad arrivare in semifinale, poi la finale, poi l'ho persa. L'hai persa, ti ricordi qualche giocatore importante dove hai giocato, Paolo? Sì, il più brocco era lo Speedy, non me lo ricordo perché era proprio fischia, trota. E qualche altro giocatore, Paolo? Qualche altro giocatore? Basta, gli altri non contavano, giocavamo solo io e lui. Beh allora, e il braccio alla mente, Paolo, il braccio alla mente? Lui faceva più la mente. Grande Paolo, grazie. Soprattutto eravamo molto sempre carichi. Non ti ricordi il nome della squadra? Non me lo ricordo. Paolo, allora diciamola tutta, sono passati tanti anni, però vieni sempre a trovarci qui al torneo Scanner. Sì, è una bella iniziativa e mi piace. Anche perché è un po' diverso da tutti gli altri tornei.
tanta voglia, tanto divertimento e qualche squadra molto brava, le altre diciamo che per divertimento tanto. Grazie Paolo! Ciao a tutti! Ciao! Ieri sera alle 13.30. 13.30, ieri sera ho visto Santo Mobono in piazza. Non alle 1.30. No, allora che ore erano? 1.30. 1.30. Ah. Marino, ti ha chiamato la moglie, però eri in giro. Hai detto, io vengo e sto in ritardo. No, ma io non chiamo mai, non ho mai chiamato nessuno per gli orari. Non ho sempre detto l'orario a mia madre, basta, la moglie, i figli, non dico niente a nessuno. Comunque, Marino, ciao a tutti. Oltretutto mi ricordo una squadra dove hai giocato, lì al campetto di via Vittorio Emanuele, si chiamavano i Galapagos, ti ricordi qualcosa? Qualche giocatore? Gianmario? Che era rivale del povero portiere là, come si chiama, Ottacola, che grande. Si gridavano da campo, da porta a porta. Poi? E dopo beh, Spidi. Quello biondo di Selino Alto, che non mi ricordo il nome. Cicco c'era. Cicco c'era chi ancora? E vabbè, non erano tanti da fuori, tanto la mia squadra veniva su per voi di Vermenno. La compagnia di Vermenno era sempre la migliore, una delle migliori penso, per me, dopo non so gli altri. E ti ricordi qualche gol? Perché ne hai fatti un bel po' se non sbaglio, sono passati troppi anni, come hai detto prima al Paolino, cosa gli hai detto? Tante nato, è arrivato al torneo Scandal dopo tanti anni, circa intorno a 30 anni fa, Marino. Quando è che è iniziato? Nel 90? Nel 1985, Marino. 85? 80, addirittura. Alla faccia, 38 anni fa. Complimenti, Pierino, tieni sempre duro. Marino, quante edizioni hai giocato? Te lo ricordi? 7-8 minimo, quanta giù là, dal 90 arrivare al 2000, quando ho smesso a giocare, più o meno ero sempre giù. Ci sono le interviste vecchie ancora fatte da te, giusto? Io Speedy, ma eravamo un po' troppo stanchi per intervistarci in tutte le partite. Salutiamo tutti gli amici follower che seguono il torneo Scanners, Marino. Ciao a tutti e venite a Vermenno, quando c'è il torneo vi raccomando, non mancate. Vecchi, se non venite siete vecchi. Eccoci qua a Munari, sei arrivato da dove? Per la precisione. Torre de Busi. Da Torre de Busi. Sì. Al mio paese si dice cambierà governo, cambierà il mondo, ma Munari non cambia mai. Non cambia mai. Avanti un altro Giancarlo, mio paesano. Piacere enorme a Munari. Torre allora, Munari, diciamola tutta. Col terreno di gioco qui a Vermenno. Bel gioco qua, c'è un bel alla gioco. Alla Celentano avresti giocato in porta, diciamola tutta. Io giocavo in porta, mi chiamavano Zenga, parte Zenga. E poi ho visto che ci sono delle belle donne qua a Vermenno. Scusate, buona giornata a tutti. Basta. Adesso dobbiamo mangiare adesso. No, andiamo a tavola, Munari. Tavola. Allora. Qua c'è il nostro vinello qua, amici ascoltatori, allegria. Poi è forte il mio amico Giancarlo, è forte. Gianni, allora. No, che si è rotta la macchina. Gianni, si allora, non puoi mancare al torneo Scanners, è un appuntamento fisso, Gianni. Allora Gianni, quante edizioni hai visto qui a Vermenno? Tantissime, tutti quelli che avete fatto ho sempre partecipato. Grazie. E sono fiero di venire qui Gianni, certo. È festa grande con gli amici, diciamola certo, tutta Gianni. Sì. Anche nonostante l'età che ho però. Beh, invertiamo i numeri Gianni, quanti sono invertendo? 80. Se fai il cambio però sarebbero diviso 2. 8 Gianni, grande Gianni! Allora siamo con il segnalinee e la cara Alice al torneo Scanners. Allora, prima di tutto un brindisi sincero fra amici. E c'è anche il caro amico Munari. Allora, ci fa piacere perché questo. È vero, no? Complimenti. No, chi è arbitro segnalini, segnalini, diciamo. Raccattapalle, lo facciamo sto brindisi sincero o no, Carlo? Auguri, bella augurissimi. Grazie! Il nostro raccattapalle, Giancarlo. Mitico Reale, è vero o no? Seconda gara? Dai raga, carichi, dai raga, vamos!
Eccoci qua, Dudu. Ciao, ciao ragazzi. Allora, prima di salutare gli amici follower, ciao followers, ciao follower. Allora, un 4-2 inesorabile alla prima di questa partita contro gli amici City di Brembilla. È stato un buon risultato, c'è stato un grande impegno della squadra e speriamo di andare avanti così. Chiaramente portare... tre punti importantissimi, perché oltretutto c'è stata difficoltà, hai preparato la gara e sei stato in notturna, quindi sei arrivato qui sul terreno di gioco del Comune di Berbene in situazioni un po' diciamola così. Esatto, non ho mollato anche se ho fatto la notte al lavoro e ho detto faccio sulla squadra lo stesso, perché fa sempre piacere partecipare allo Scanner anche se non si vince. Il bello dello Scanner è stare tutti uniti, appunto. Grazie di tutto e spero che vi divertiate. Allora, 1-1 contro il Berbenno per il Dental Center di Zogno. Ragazzi, ci facciamo sentire? Certo! Berbenno 1-1 con Dental, Dental Center Zogno. È bastato il pari, va bene così? Sì, ci facciamo sentire? Sì! Siamo pronti, raga? Vieni qua, gli amici di City, ci facciamo sentire? Vai! Grandi! Squadra d'accoglienza! Allora, siamo qui con gli amici della SIT. Ora Danilo! Mister! Allora, come sta andando il torneo? Dai! Diciamola tutta! Due sconfitte se non sbaglio! Sì, è colpa sua! Allora, ci sarà qualche cambio tattico? Sì! Giocherete con che schema? Vai! 5-5-0? 5-5-5! Bravissimo! Allora, però c'è la possibilità di passare il turno qui al torneo Scanners. Abbiamo ancora possibilità? Se compriamo la partita, dai! Mister, quanto bisogna tirar fuori? Diciamo la tutta! Abbiamo 20.000 euro! 20.000 euro basta! Che ci offrirà Danilo? Può essere che nell'iscrizione manca un giocatore, Icardi! Potrebbe arrivare nel pomeriggio, diciamola tutta. Icardi. Va bene. Lei farebbe comodo però. Sì. Però non lo so se farebbe la differenza. Perché? No, ma le ex interista. Alle mezze, zicco. Sono in campo Rooney Tunes e maglia maranto e giallo blu dei Birberbenno, questo derby. Vieni Cape. No, oh, Cape. Sì, allora Cape, qui al torneo Scanners, ci fa piacere che sei venuto a trovarti, c'è il caro Pietro, insomma, sono piacevoli ricordi e sicuramente è un onore perché oltretutto fai parte un po' della famiglia della Valle Imagna, diciamola così alla buona. Adesso, però l'augurio che le facciamo Pietro. È di non mollare ed è che deve fare gol. Deve fare gol la prossima stagione. Certo. Grazie Cape. Attenzione, viene organizzata la fase difensiva dei Bubi, due uomini in barriera, il numero 7 poco dietro l'area. Attenzione, pallone murato, chiuso, palla che esce per la rimessa laterale, tiene viva l'azione, deve insistere adesso dentro al centro di Zogno, anche perché è alla ricerca dei due gol, del doppio vantaggio dei Bubi, che stanno facendo bene. Stanno forse un po' inaspettatamente conducendo per 2-0, però adesso da un paio di minuti si sono chiusi dietro a difesa del prezioso vantaggio, doppio, bene adesso in fase di chiusura, però attenzione, recupera la posizione, palla, attenzione, formazione Brembana, il numero 6, c'è lo scarico verso il numero 2, prova il tiro e c'è il gol del numero 2. Che riapre la gara di questa seconda semifinale.
potrebbe essere il rigore decisivo per il Pentasente. Ha bisogno, attenzione, è fuori, c'è festa per i Bubi, c'è festa dei Bubi che vanno in finale dopo i calci di rigore dei Bubi, eccoli qua che festeggiano, grande Bubi, sono arrivati, allora è arrivata la finalissima, sì, una coppa la portiamo a casa, una coppa si porta a casa, o primo secondo posto, adesso quello che conta è vincere il torneo Scanners, sì. Vero o no? Conta vincerlo? Certo. Bravissimi, in bocca al lupo ai Bubi! Vai! Imerio! Allora vieni qua Imerio, no! Real Seriola! Caro Imerio, allora te la dico tutta, purtroppo il Real Seriola non ha passato, non è arrivato in semifinale solo per differenza reti. Il prossimo anno Imerio non ci crederai, però c'è un però, Imerio. Sempre presenti il Real mitico. Mitico Real. Oh. Oltretutto, ciao, ti ricordi Merio? Ciao a tutti. Quando giocavi giù te era un Real diverso. Non mi lasciavate giocare però. Ciao Piero. Ti ha lasciato un naso in Merio. Ciao. Allora, terzi, ben arrivato al torneo Scanners. Il caro Speedy mi diceva. Allora, Speedy, cos'è che diceva Terzi? Allora, vai, Speedy, vai. Terzi, su 38 anni di Scanners ne ha saltato forse uno, ma non è detto, perciò. Allora, le presenze sono state giornaliere, però di notte, Terzi? Ok, i numeri su Wikipedia non lo so, però le presenze che ho saltato non sono dovute a me. È arrivato qualcosa, qualche covid, boh, e ho dovuto saltare, per il resto non so se sono nato qua, però le radici, le generalità, diciamole tutte, sono valide maniere di Berbenno. Terzi, Berbenno, arrivo. Cosa devo dire di Berbenno? Allo Scanners quante edizioni hai giocato, Terzi? Non ho mai giocato, le ho solo organizzate. Solo organizzato, quindi gol zero, ti ricordi quell'anno che dovevi andare alla Sampdoria? Bravissimo, dovevo andare alla Sampdoria, poi Vialli, è arrivato Vialli, aveva conoscenze e me l'ha manculato. Però vabbè, dai. Però hai rischiato di andare in nazionale? Bravissimo, mi sono arrangiato nelle categorie, adesso ho 6 figli, riesco a mantenerli tranquillamente, vivo a Dubai e basta. Bravo, sono ormai felice di arrivare qua, sempre sponsorizzato da Cittadino Onorario, grazie di tutto, spero di venire ancora per 100 anni. Grande Terzi! Grazie a voi ragazzi, mi tenete giovani. Bravo Piero! Bam! Eccoci qua con i vincitori, col numero 10 dei Rooney Tunes. Allora, eccola qua, questa finale è arrivata, meritata. Vi hanno agguantato sul pareggio e poi chiaramente avete trovato 3 gol consecutivi, un 5-2 finale, dico bene? Dico bene, dici bene, bella partita, c'è stati bravi. Bella finale, davvero, ne valsa la pena essere qui al torneo Scanners. Ne valsa la pena, sono stati bravi tutti. Bravi davvero, perché non vi davano favoriti, sicuramente c'era il Dental Center di Zonio favoriti, però avete davvero superato ogni pronostico e quindi è arrivata questa vittoria al 38esimo torneo Scanners. Vittoria meritata, dai, abbiamo vinte tutte, a parte l'ultima del girone che eravamo già a posto, dai. E siamo qui con questo giocatore. Questo qui, allora, questo è forte davvero, noi abbiamo visto adesso. Leao del Milan! Vieni via dal vivaio del Milan, è vero? Sì, arrivo dalla cantina del Barcellona. Poi sì, mi ha chiamato a Brembilla, il cuore ha detto meglio 0 euro a Brembilla che 2 milioni a Barcellona. Beh, chiaramente, adesso vedremo se aggiungi carte la Coppa come in qualità di miglior giocatore o di cannoniere. Piero, cannoniere, domanda. Mi dici i tuoi top 3 con cui hai giocato tutti assieme? Allora vai, allora, no, vai, vai. Giocatori, a ruota libera. Migliori giocatori che ha giocato insieme oggi, tutte e tre messe assieme. Grandi, grandissimi Rooney Tunes, Rooney Tunes. Eccoci qua, siamo con il mister dei Bubi. Comunque avete superato ogni scoglio, esatto, ogni graduatoria, ve la siete giocata fino alla fine, davvero avete trasmesso delle grandi emozioni, siete arrivati alla finalissima,
chiaramente sembrava che sul terreno di gioco qui del Comune di Barbera c'è stata la superiorità anche tecnica e tattica dei Rony Tunes, però i Bubi se la sono giocata davvero tutta, mister. Esattamente, e quando siamo arrivati non ci aspettavamo di arrivare fino a qua, anche perché la nostra media d'età non era altissima come la loro, e allora sono molto fiero dei miei ragazzi che siamo arrivati fino a qua. E adesso andiamo alle premiazioni, dai, secondi, sarà il prossimo anno è un invito? Cercheremo di esserci. Grazie! Grazie a voi. Diciamola tutta, ha un valore la scarpola d'oro, noi ridiamo sempre la scarpola d'oro, le scarpule, le scarpe not, però stavolta non è così, è un allenatore Giovi, l'allenatore vincente è Omar Valida e Vivi Dudu per la Seriola! Oh, la foto qua, dov'è la nostra fotografa? Vieni, vieni, qui, qua. Giovane promessa, giusto? Ecco, c'è alla memoria di Daniele Valceschini, vogliamo i genitori, eccola qua. Ci vediamo appena, grazie. Oh, attenzione Lisa. Un attimo perché eravamo con il professore, mi ha agitato. Eccoli qua, miglior giocatore per Benese, la memoria di Giuseppe Salvi. Josef! Josef! Ben Yusser, vieni qua! Di Verbenno! Ecco qua, meritata, facciamo la foto, 4 gol nelle fasi finali. Eccolo qua il goleador. Eccolo, miglior portiere Andrea Gavazzini dai Bubi! Eccolo qua, le facciamo un altro grandissimo applauso, grazie, eccolo qua. Era un grande portiere, te lo dico subito. Grazie, facciamo la foto, ci giriamo appena, eccoci qua, grazie. Così. Andrea, a me devi guardare. Miglior giocatore, miglior giocatore di tutto il torneo, è il nostro modo di vedere. I Rony Tunes, oltre che aver vinto, fanno man bassa. Ed è Flavio Pesetti. Eccolo qua, il mancino va a giocare a Brembilla, però speriamo dai, di portarcelo a casa qui a Verbenno. Vediamo, vediamo, dai, le foto, grazie, grazie, dai. I secondi classificati, i Bubi! Eccoli qua, grazie Bubi, venite qua ragazzi. Dai, i Bubi! Sì. Grazie! Fate un passo avanti! Aspetta, posso mettere dietro? Fate un passo avanti però! Che andate in pieno scuro! Fate un passo avanti che andate in pieno scuro! Vero, dopo le foto gira il mio pane! I campioni! Giovanni! I campioni! Del trofeo Scanner, 33ª edizione, sono i Rony Tunes! Un applauso a tutti, dai! Oh! Oh! Su, su, insieme! 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 Edizione, noi siamo ai saluti finali, grazie avvocato, quindi noi ci congediamo qui, vi salutiamo, vi diamo già appuntamento al prossimo anno.